Non vedo nulla di extra rispetto a quello che sto facendo. Non so perché, però continua a non sapere l'arte. Prova. Iniziamo. Allora, mi sentite bene? Penso di sì. Allora, vi do il benvenuto a questo appuntamento live. Io sono Jessica, di Gresla mi occupo di marketing e comunicazione per chi ancora non mi conoscesse. Oggi abbiamo un webinar un po' particolare perché abbiamo con noi il dottor Pietro Cipresto come ospite e come rappresentante, vicepresidente di UAE, l'associazione di divulgazione scientifica, il cui scopo sostanzialmente è parlare di scienze in un linguaggio semplice, comprensibile anche a chi di scienza non si occupa dal punto di vista del lavoro. Lo ringrazio personalmente per aver deciso appunto di prendere parte a questa nostra attività, a questo nostro webinar. Si presenterà poi lui nel dettaglio. Abbiamo avuto il piacere di invitarlo perché vogliamo trattare il tema della social engineering con l'appuntamento di oggi da un punto di vista differente dal solito, quindi non solo tecnico, ma andare anche ad analizzare quello che di fatto sta dietro uno di questi attacchi. Cosa c'è dietro? C'è la psicologia umana e, se vogliamo, in generale le prime scienze. Quindi il dottor Cipresto ci darà un overview di quelli che sono sostanzialmente le leve psicologiche sfruttate dagli attacchi di social engineering, le emozioni che generano queste tipologie di attacco e una un'idea di quello che le neuroscienze, la psicologia nello specifico, dicono appunto su queste tecniche sfruttate dai criminali informatici. A seguire Rodolfo, che è il nostro manager di ricerca su Mercoli Gresla, andrà nello specifico, quindi ci dimostrerà in pratica come la teoria spiegata dal dottor Cipresto viene applicata, quindi cosa effettivamente, cosa in senso pratico fanno i criminali informatici nel momento in cui decidono di designare la vittima. Saremo insieme più o meno un'oretta, nell'ultima parte ci saranno i soliti 15 minuti dedicati a domande e risposte e manderemo, comunico già da ora che comunque vi manderemo la registrazione, quindi nel caso perdiate qualcosa, non c'è problema, avete link e potrete insomma accedere a quanto detto. Non più altro tempo, direi che possiamo partire appunto con il dottor Cipresto. Buongiorno a tutti. Mi piace iniziare, ho sentito il suono di alcune campane, mi sembra di ottimo auspicio, direi. Allora, perché in un seminario sul social engineering e human hacking chiamare un esperto di misurazione, di psicologia, di statistica e di psicologia legata alle nuove tecnologie, come spesso mi inquadrano? Allora, innanzitutto brevemente, perché in 20 minuti non, poi, cioè,
non vorrei fare grandi presentazioni, però mi introduco velocemente perché non sono così narcisista da pensare che tutti mi conoscano, per cui faccio una brevissima introduzione. Io sono un ricercatore di psicometria e esperto in psicologia e nuove tecnologie. Su questo campo ho oltre 200 pubblicazioni scientifiche e una quindicina di libri, di cui anche uno in italiano, psicometria legato un po' più ai temi della psicometria che elementi di psicometria computazionale, e dove vengono anche in parte approfonditi questi aspetti. Ma allora veniamo un po' a noi. Perché il social engineering riguarda uno psicologo? Beh, anzitutto la psicologia, parlando di social engineering e human hacking, è personalmente interpellata proprio perché c'è un coinvolgimento degli aspetti di comportamento umano su quello che viene fatto sia dai sistemi che dagli esseri umani stessi. Mi spiego. Cosa sono gli attacchi di hacking? Poi sicuramente l'ingegnere Rodolfo Saccani ci spiegherà bene come avvengono gli attacchi, da dove arrivano e quali sono. Però un po' tutti siamo abituati a degli attacchi anche molto semplici, per esempio il classico phishing, come sono le mail, o gli attacchi a virus, gli allegati delle mail ancora, tutti gli aspetti legati a quelle, diciamo, truffette che originano online, che originano via i nostri mezzi comunicativi elettronici come le mail, ma che sono tipicamente, scusate tolgo le cuffie ma almeno parlo con più libertà, ma che sono tipicamente fatti da esseri umani, o quantomeno a volte sono fatti alle macchine, da algoritmi di intelligenza artificiale, ma sono comunque programmati e pensati da esseri umani. Perché? Perché l'essere umano è attaccabile. Questo è il primo concetto sul quale vorrei spingere e che vorrei definire. Cioè, come la mente umana è molto meno forte su certi aspetti di quelli che conosciamo, di quello che pensiamo. Ma non perché la mente umana abbia delle debolezze di per sé intrinseche, ma semplicemente perché è così che funzioniamo. Ci sono degli inganni della mente che sono chiaramente identificabili in dei coscrutti, che anche nella psicologia si studiano molto bene, che sono per esempio le dispercezioni. Innanzitutto partiamo dalla cosa più semplice. Tutti abbiamo visto o sappiamo bene che il cervello spesso ci inganna, che una cosa può sembrare piccola, invece magari è grandissima, può sembrare due oggetti uguali, uno può sembrare più grande e l'altro più piccolo, sono tutti quei trucchi della percezione della mente che conosciamo bene. Ma come tutto questo, e non l'approfondirò perché ce ne sono già tanti, basta andare su internet e cercare i trucchi della mente o dispercezione, percezione, insomma ce ne sono tanti, ci sono tanti esempi. Ma come questo c'entra con noi e come questo va a impattare le tecnologie digitali? Bene, è molto semplice. Questi attacchi avvengono mirando sulla nostra sfera non solo percettiva, ma vanno molto più in profondità, vanno sulla sfera emotiva. Come vanno sulla sfera emotiva? In questo periodo siamo in particolare molto suscettibili rispetto alle emozioni, rispetto agli stress, rispetto a quelle che sono le informazioni che arrivano dall'esterno. C'è un esempio che ho discusso con Rodolfo, con l'ingegner Saccani, ne parlerà dopo, che trovo molto molto interessante e che secondo me è veramente pungente, no? Per esempio, l'esempio del capo che ci scrive, che neanche il capo, l'ufficio del personale in un'azienda, che scrive al dipendente: guarda che abbiamo problemi per via del Covid, verrai licenziato. Per cui io prendo questa mail, leggo verrò licenziato, c'è l'allegato, apro l'allegato. In realtà la mail non l'ha mandata il capo, l'allegato non è quello che penso, ma è un virus, in particolare un Trojan, quindi un cavallo di Troia, letteralmente, che si va a inserire nel mio computer, apre delle porte, fa delle operazioni per cui rende vulnerabile il mio computer, i miei dati, la mia persona. Quindi analizziamo questo
aspetto. Cerchiamo di capire, perché questo vuole essere un webinar molto pratico. Vogliamo capire, al di là della teoria psicologica, che io non vi farò 200 teorie, ma farò questo esempio pratico per farvi capire bene di cosa stiamo parlando e quale sia il fenomeno. Che cosa succede quando io do un input di questo tipo? Sarai licenziato. Quello che succede tipicamente è che sto giocando sulle emozioni. Le emozioni sono una cosa meravigliosa, però dobbiamo capirle bene per sapere come questi sistemi le usano per manipolarci la mente. Perché se noi lo sappiamo, abbiamo più coscienza e riusciamo a fare meno errori. Però facciamo un passino indietro, cerchiamo di capire che cosa sono le emozioni e come funzionano. Ci sono almeno 700 diverse definizioni delle emozioni. Adesso io non ve ne darò neanche una. Vi spiegherò un po' le emozioni come processo, ok, rispetto a quello che stiamo esaminando, quindi per quello che interessa a noi in questo aspetto. L'emozione possiamo vederla come uno shortcut comportamentale, cioè una scorciatoia di comportamento. Se io vedo, mentre sono nella savana, faccio sempre la savana non a caso, ma perché voglio essere un po' evoluzionista, no? Su questo. Se io sono nella savana e vedo un serpente che potenzialmente mi attacca e mi uccide, io faccio 7 metri di salto indietro e scappo. Poi magari scopro che quel serpente era un ramoscello e non era un serpente. Cosa è successo nel mio cervello in questi 2 secondi in cui ho visto il serpente, ho fatto un salto di 7 metri indietro, ho guardato bene, ho visto che era un ramo secco? Analizziamolo. Allora, userò un modello semplice, molto semplice, quello LEDU. Poi questo funziona sulla paura, perché la paura è quello che un po' ci interessa rispetto a questi attacchi. Poi ovviamente emozioni diverse corrispondono a reazioni diverse. Ma analizziamo questo aspetto, analizziamo questo caso della paura. Quello che succede è che io vedo questo ramoscello. Cosa succede alla vista nel mio cervello? Noi sappiamo che la vista viene elaborata nella corteccia occipitale, cioè nella parte dietro del cervello, ok? Quando un stimolo visivo, per via della luce, adesso vi faccio tutta la fisica e l'organo, l'occhio, eccetera, che la raccoglie, ma la semplifico, ok? Quando noi vediamo quel ramoscello, questo viene subito codificato, dopo che dal nostro occhio, al nervo ottico, è arrivato al cervello, viene subito codificato dal talamo. Che cosa fa? Va a analizzare le proprietà, quelle che si chiamano le ontologie percettive, va a analizzare le principali proprietà del ramoscello. Immaginatevelo come fanno i registi di Hollywood, che hanno il focus control, per cui vedono dei contornini rossi attorno agli oggetti principali, i contrasti. È come se il nostro cervello vedesse la forma e facesse una prima elaborazione di massima in cui questa forma può essere qualunque cosa. Vede la forma, il contesto e tutto, ma cioè pochissime informazioni che vengono raccolte. A quel punto partono 2 messaggi dal talamo. Una parte va alla corteccia visiva per l'elaborazione, ma questa è lenta. Lenta nel cervello vuol dire che dura 300 millisecondi, cioè non pensatevi lento di tempine di ore o di minuti, parliamo di 300 millisecondi, cioè 1/3 di secondo. Ma contemporaneamente il talamo manda il messaggio all'amigdala, che è il centro che un po' elabora le paure. Perché? Perché il talamo rileva che potrebbe essere una paura, quindi che c'è un'emozione, e manda, secondo il modello di LEDU, il messaggio direttamente all'amigdala. All'amigdala arriva subito, come alla corteccia occipitale per la percezione. Quindi in questi 2 elementi del cervello arriva immediatamente. Però cosa succede? Nonostante arrivi immediatamente, hanno tempi di elaborazione diversi, perché l'amigdala è immediata, elabora in modo veloce. Invece la corteccia occipitale è più lenta, un po' perché è più estesa e un po' perché, essendo nella parte appunto più esterna del cervello ed essendo più estesa, ha un maggiore tempo di elaborazione. Poi le informazioni visive sono difficili.
Nell'amigdala cosa succede? Questa emozione viene elaborata e viene d'impatto detto potenzialmente, immaginatevi l'omino dentro l'amigdala, che dice potenzialmente questo è un pericolo, perché potrebbe essere un serpente. Considerate le informazioni del talamo da, non sono quelle che sta elaborando, quelle super elaborate, sono una prima forma, una prima elaborazione, ancora non c'è un'elaborazione visiva vera e propria. Quindi cosa succede? Che la nostra amigdala elabora l'informazione sommaria e dice, cavolo, questa potrebbe essere una minaccia. Questa potrebbe essere una minaccia, vuol dire che potenzialmente questo aspetto, questo ramoscello, potrebbe essere un serpente. Noi non sappiamo ancora se è un ramoscello, un serpente o un'altra forma. Vediamo una forma strana e potenzialmente può essere un serpente. Quindi l'amigdala cosa fa? Attiva il corpo. E da qui il salto, il famoso salto di 7 metri all'indietro, perché ci siamo attivati, perché abbiamo ricevuto l'impulso dall'amigdala che va subito ad attivare il nostro corpo rispetto a un potenziale pericolo che è il serpente. Dice, potendo essere un serpente, io ti attivo come se fosse un serpente, poi se non lo è lo vedremo dopo. Ma mentre stiamo facendo il viaggio all'indietro, perché stiamo saltando di 7 metri per la paura del serpente, il nostro cervello sta ancora elaborando e sta elaborando l'informazione visiva, cioè nella corteccia visiva, via via, un po' come avete presente, come nei film si vede quando l'immagine è sfumata e man mano che l'elaborazione in corso diventa sempre più chiara e si vede il volto dell'assassino che all'inizio è un volto irriconoscibile e man mano che si va avanti si identifica il personaggio del film. Ecco, nella corteccia visiva succede la stessa cosa. Più si va avanti, più si elabora che quello che è, che stiamo vedendo, non è un serpente, ma è un bastone. Quindi cosa è successo nella corteccia visiva? Che si è elaborata l'informazione visiva. E questo avviene nei 300 millisecondi. Ma attenzione, che qua viene la cosa interessante del modello di Ledoux e di molti modelli delle emozioni, che una volta viene elaborata l'informazione dalla corteccia visiva, questa informazione viene trasferita, mandata, inviata direttamente all'amigdala. Quindi immaginate che all'amigdala gli è arrivato subito il messaggio dal talamo, che ha attivato il corpo, è attivato tutto, ok? Ma contemporaneamente, e si chiama la via breve, perché arriva direttamente al talamo. Ma dal talamo è andata anche in questa corteccia occipitale, quindi nella corteccia elaborazione della percezione, la quale è elaborato e manda il messaggio ancora all'amigdala, per questo si chiama la via lunga nel modello di Ledoux. Questa via lunga permette di arrivare all'amigdala e poter dire che quello non è un serpente ma è un bastoncino. Per cui cosa succede? Che l'amigdala rielabora il segnale emotigeno che ci aveva dato la paura, ok? E dice è solo un bastone, non è un serpente, quindi non deve avere paura. Quindi dopo aver avuto una paura enorme, eccetera, abbiamo fatto 7 metri all'indietro, ci accorgiamo che in realtà è un bastone. Ecco, questo modello Ledoux l'ha elaborato in tempi moderni e là, diciamo che sono tutti questi modelli sono stati elaborati negli ultimi 50 anni. E Ledoux è anche stato molto bravo perché l'ha verificato anche usando tecniche di risonanza magnetica, PET, altre neuroscan, quindi usando le neuroscienze. Però questa è un'intuizione, per giustizia di scientifica, diciamo, dobbiamo dirla, che già aveva avuto addirittura Darwin, quindi parliamo di molto prima, quando raccontava che di fronte alla vista di un serpente, se tu metti la faccia in una teca di vetro dove dentro c'è un serpente, quando il serpente ti si avvicina alla faccia, tu, anche se sai che c'è la teca di vetro, che non ti può fare niente, che non è per niente un pericolo perché non ti può assalire, di impatto, subito, la prima cosa che tu fai è portare la faccia indietro. Cioè fai uno scatto perché ti spaventi. E l'ira ti fa, l'ira ha altri effetti. La paura ti fa fare il balzo indietro in automatico e poi ti rendi conto, ma che sto facendo? C'è la teca di vetro, non è che mi può fare mai male. Eppure Darwin diceva che provava più volte a mettersi davanti alla teca di vetro e ogni volta non riusciva a contenere questa sua paura quando il serpente gli si avvicinava repentinamente. Adesso, questo è un discorso sicuramente carino, affascinante, però perché ne stiamo parlando in questo webinar e come questo si lega al discorso che farà anche
Rodolfo successivamente. Bene, questo si lega perché questi processi sono gli stessi processi che usano gli hacker sociali e che usano human hacking, appunto, la social engineering, per generare delle reazioni automatiche non controllabile prima che io possa riflettere su un processo. Ovvero, quando io leggo e mi stanno licenziando, la paura mi assale. Loro lavorano sull'immediatezza. Su questa immediatezza loro generano una risposta. Quando io leggo questa cosa e dico ci sono crisi, c'è una crisi, oh mio Dio, la prima cosa che faccio è dico fammi aprire l'allegato e vedere. Mi hanno fregato perché hanno giocato sulla paura ancestrale, hanno giocato sull'immediatezza, hanno giocato su il fatto che io ho sentito questa paura immediata e prima ancora di ragionare, chiedermi se fosse vero quel messaggio, ho già reagito, ho già avuto un'azione. Quindi capite benissimo che questo aspetto ha un'influenza enorme sulle politiche che usano gli hacker per appunto dominare il nostro, come dire, le nostre azioni e farci fare certe azioni piuttosto che altre. Ma ancora di più, c'è ancora tanto che può dire la psicologia. Qua io potrei parlare per 16 ore, ma mi pare che ho ancora 5 minuti, quindi cercherò di condensare un po' il concetto. L'altra cosa che nella psicologia fa tanto, e quello su cui vorrei ora soffermarmi questi 5 minuti, al di là delle emozioni, che resta sempre un primus movens, è proprio il contesto. Il contesto è uno degli elementi principali che crea e distrugge tutto. Ovvero, è usando il contesto che io posso giocare bene sulle emozioni e influenzare gli altri. È usando il contesto che il social engineering, il human hacking avviene e prova efficacia in noi povere vittime, metto anche me, anche se ho imparato a stare attenti. Però è chiaro che l'essere umano è vulnerabile, anche per questo ci servono delle tecnologie che ci aiutino e che non solo l'essere umano può andare a elaborare. Qual è il contesto? Nell'esempio della mail del licenziamento, me l'avessero fatta 3 anni fa, probabilmente non sarebbe stata la stessa cosa che è fatta oggi. Perché? Perché oggi viviamo una situazione che è un contesto sociale, storico e culturale che è diverso da quello che c'era 3 anni fa. Qual è questa situazione? Ovviamente faccio riferimento all'era che viviamo rispetto al Covid-19, alla pandemia, che ci ha colto un po' tutti impreparati. È chiaro che se io vengo bombardato tutti i giorni sul telegiornale su notizie rispetto alla crisi economica, alla pandemia, ai morti da pandemia, è chiaro che mi attiverò rispetto a questi temi ed è chiarissimo che questi temi avranno un'influenza su quello che è il mio comportamento. È chiaro che in una situazione come quella di oggi, dove il comportamento umano in un contesto così delimitato e anche controllabile, gli attacchi diventano più frequenti e più pericolosi. Oggi che siamo sotto pandemia e che ci sono crisi economiche risapute e che tutti abbiamo il timore che le aziende dove stiamo abbiano crisi o abbiano dei problemi, è chiaro che in questo contesto la paura di essere licenziato, che la mia azienda possa entrare in crisi, mi assale. È chiaro che in un contesto come questo una mail dell'ufficio risorse del personale che mi arriva con l'indirizzo mail l'ufficio delle risorse del personale della mia azienda, che apro già con a priori il timore che ho avuto per giorni, mesi o per tutto quest'anno che anche la mia azienda fosse in crisi, no? Vado ad aprire questa mail, mi trovo dentro che è causa problematiche dell'azienda e economiche e così via. Mi si prospetta un licenziamento come da allegato, ma cavolo, la prima cosa che faccio è proprio l'allegato perché sono terrorizzato, ma sono terrorizzato e l'emozione ha funzionato perché l'emozione ha trovato terreno fertile in un contesto che è quel contesto
che viviamo oggi. Questo, chi fa social engineering, chi fa human hacking, chi fa phishing, chi fa queste operazioni di attacco, lo sa molto bene, lo sa tristemente molto bene, l'ha studiato bene, sa bene che la paura funziona se è contestualizzata. L'emozione ha effetto se riconosce un contesto. Ricordatevi che qualunque comportamento umano ci sono tre fattori che lo mettono a modello. I tre fattori sono l'ambiente, la persona, quindi le persone, gli agenti si dice in generale, quindi chi agisce, e le regole. Allora, le regole sono quelle che in questo caso sono le emozioni. Gli agenti siamo noi, e l'identificazione di questi hacker da parte del fatto che può essere in questo caso e questo esempio che ho trattato adesso le risorse umane, e l'ambiente sono appunto quel framework culturale e contestuale nel quale operiamo tutti i giorni. Quindi, in tal senso, quello che succede è, usando questo contesto, con le regole che conosciamo dell'emozione e del comportamento umano, e usando queste conoscenze rispetto a la minaccia specifica, io agisco affinché la persona che riceva quella mail possa aprire l'allegato e infettargli il computer. Ora, come agiamo rispetto a questa minaccia? E con questo chiudo. Abbiamo due vie, anche qua come le due, rievochiamo. La prima via che possiamo adoperare è quella psicologica umana, cioè intervenire sull'essere umano affinché la consapevolezza delle proprie emozioni e la conoscenza dei processi che stanno dietro queste cose possa aiutare a essere meno impulsivi e a reagire in modo ordinato, un po' come chiediamo di non attaccare le password con un post-it sullo schermo, perché sennò il primo che passa vede la password. Allora un minimo di attenzione verso l'atteggiamento e il comportamento umano. Il secondo aspetto invece su cui intervenire è quello digitale, elettronico, ingegneristico, sul quale però lascio la parola, direi, assolutamente all'altro nostro ospite, perché ovviamente la mia conoscenza sull'argomento c'è, però io mi occupo più delle questioni legate all'essere umano che non a quelle legate al diciamo agli attacchi di ingegneria. Quindi con questo direi che lascerei ampio spazio a poi quali siano i sistemi che possiamo usare a livello ingegneristico per l'azione del rispetto a questi attacchi umani. E ringrazio per l'invito ovviamente sia l'azienda che tutti gli ascoltatori. Grazie mille. Bene, direi che allora possiamo procedere con la parte dedicata a Rodolfo, quindi andare nel dettaglio, nel pratico, a vedere ciò che Pietro ci ha gentilmente trasmesso a livello teorico. Grazie mille Pietro. Andiamo adesso un pochino più andiamo a calare questo discorso teorico nel pratico, in particolare nella posta elettronica, nella sicurezza della posta elettronica. Mi confermi che mi senti, Pietro? Adesso ti sento, avevo smollato le cuffie per cui non sentivo più. Ok, perfetto. Quindi, allora, andiamo a calare questo concetto del phishing, human hacking, eccetera, nel contesto della posta elettronica. Allora, gli elementi, adesso vi farò un po' di esempi, partendo dal caso Covid-19, che è stato un evento che ha scatenato campagne di phishing su questo tema in abbondanza, proprio approfittando di quegli elementi di cui parlava Pietro. La vicenda Covid-19, soprattutto nelle fasi iniziali, ma anche poi nella sua evoluzione, ha scatenato un'alta emotività in generale nelle persone, apprensione, paura e preoccupazione. Elementi che, come ha detto Pietro, sono alla base degli attacchi di social engineering. Sfruttare la reazione impulsiva all'emozione per abbassare il livello di attenzione e le difese razionali. Abbiamo visto durante questo anno di pandemia, abbiamo visto
un susseguirsi di informazioni, una grande fame di informazioni da parte delle persone che cercano di capire sempre di più che cosa aspettarsi, con informazioni di tipo medico, clinico, che erano in continua evoluzione. Poi abbiamo visto un susseguirsi di provvedimenti normativi, di raccomandazioni, di restrizioni, allentamenti delle restrizioni, interpretazioni delle restrizioni, quindi anche qui una continua ricerca di informazioni legate a questi argomenti. A tutto questo si è associato un cambiamento di modalità di lavoro, un cambiamento di abitudini in tutti i sensi. Questo ha fatto sì che ci fosse un'attenzione del pubblico estremamente alta su tutti gli argomenti legati al Covid e una carica emotiva anche altrettanto alta. Due elementi che erano assolutamente ottimali per chi voleva portare a buon fine attacchi di social engineering. Quindi gli attacchi di phishing si sono rapidamente spostati su questo tema e, come vediamo continuamente, quando c'è una tattica di phishing che si rivela efficace, viene rapidamente copiata da tutti gli altri attori. E quindi c'è stata proprio una corsa a sfruttare i vari aspetti di questo elemento. Iniziamo da quello che è il traffico di posta elettronica legittimo a tema Covid-19. Possiamo vedere qui l'andamento delle comunicazioni giorno per giorno a tema Covid-19. Questo grafico è stato ricavato con delle sonde basate su termini specifici legati alla pandemia e vediamo che c'è un aumento all'inizio dell'anno, un aumento progressivo che poi si stabilizza più o meno in prossimità del primo lockdown, con un leggero calo, poi c'è un picco enorme successivo che corrisponde più o meno alle prime riaperture. Quindi questo è il periodo in cui arrivano provvedimenti normativi sulle restrizioni, su cosa si può fare, su cosa non si può fare, su cosa bisogna autocertificare, sulle aziende che aprono, le aziende che non aprono, come possono aprire, dispositivi di protezione e via dicendo. Poi c'è un progressivo calo e una stabilizzazione. Questo è l'andamento delle comunicazioni illegittime. Andiamo invece ad analizzare quelle non legittime, quindi tutto lo spam, il phishing, eccetera. Vediamo che la curva è completamente diversa. C'è stata una rapida adozione dell'argomento all'inizio, una curva proprio esponenziale, virale, diciamo, di adozione di questo argomento, e poi un andamento molto più costante, nettamente più costante. E questo ci dice che l'argomento funzionava, è stato adottato rapidamente dagli attori che si occupano di questo di social engineering. E poi l'adozione è andata scemando solo quando il livello di attenzione in generale è andato pian piano calando. Quindi vediamo due pattern completamente diversi. Se li riconfrontiamo, ok, è un problema di connettività. Mi senti ancora? Ok, sì, sì. È solo sulle slide. Quindi provo a condividere. Quindi torniamo, vediamo la differenza enorme tra questi due grafici, no? Abbiamo il primo, questo qui, che è quello legato al traffico di posta legittimo, a tema Covid-19, che ha un andamento estremamente discontinuo e legato ad eventi che possiamo ben identificare nella storia di questa pandemia. E invece qui un andamento molto più costante delle comunicazioni manevole, quindi un'adozione rapidissima del tema e uno sfruttare a tappeto il tema fino a che è possibile, fino a che l'attenzione non ricomincia a scemare. Quali sono le caratteristiche tecniche di una campagna di phishing efficace? Allora, prima di tutto spacciarsi per una fonte autorevole. È chiaro che se chi legge la comunicazione capisce che chi scrive non è chi dice di essere, tutto svanisce. Quindi spacciarsi per una fonte autorevole, catturare l'attenzione, scatenare l'emotività, questo per aggirare la razionalità, far sì che la persona compia in modo impulsivo un'azione che la danneggia.
Questi sono gli elementi principali. Adesso andiamo a vedere alcuni esempi pratici di come questi elementi sono stati declinati a tema Covid nel corso dello scorso anno. Allora, il primo esempio è quello a cui accennava prima Pietro. Questo è l'unico esempio in inglese che abbiamo. L'ho inserito perché è stato inviato a molti destinatari italiani di aziende multinazionali. Ed è la mail di licenziamento di cui parlava prima Pietro. Quindi ci dispiace, a causa dell'epidemia Covid-19 non abbiamo altra scelta che terminare immediatamente il nostro rapporto di lavoro in allegato trovi. Questo è proprio l'esempio più evidente di come si vada ad approfittare di una condizione emotiva e come si induca la persona a azzerare veramente la razionalità e agire di impulso. La persona che riceve la mail che si spaccia per una fonte autorevole, eccetera, che ha quindi tutti gli elementi di cui abbiamo parlato, la persona che si ritrova ad aprire questa mail, se è veramente convinto che venga dal reparto di gestione umana, a quel punto è indotto ad aprire immediatamente l'allegato. L'allegato in questo caso era un finto foglio elettronico che richiedeva le proprie credenziali per essere aperto. In realtà si tratta di un furto di credenziali, le credenziali vengono poi catturate e riutilizzate dagli attaccanti. Quindi questo era il primo esempio. Abbiamo visto che qui invece scendiamo completamente di livello, di classe, di attacchi. Qui siamo proprio a livello più basso, no? Gli attacchi quelli di più bassa qualità, bassa efficacia, ma che vengono spalmati su una platea di destinatari enorme, quindi comunque fanno il loro lavoro. Le classiche estrazioni, premi, vincite, tutta questa classe di phishing a bassissima qualità, anch'essa è stata declinata a tema Covid-19. Quindi ritroviamo tutti gli elementi classici di queste tipologie di attacchi, però con la declinazione a tema Covid-19. Quindi anche qui, vista l'efficacia del tema, perché non sfruttarlo. Poi abbiamo tutta una serie di attacchi che punta al concetto di autorevolezza. Vedete questi loghi, il logo dell'OMS grandissimo all'inizio della mail. Questa cosa si ripete molto frequentemente nelle campagne di phishing. Questi loghi messi lì in primo piano, in bella vista, per dare autorevolezza al messaggio. Quindi qui abbiamo un finto messaggio dell'OMS che sfrutta appunto il concetto di autorevolezza, cattura l'attenzione perché era un momento in cui l'OMS, tutti aspettavano di sapere che cosa diceva l'OMS su questo virus, che cosa si veniva a sapere di giorno in giorno, e quindi anche il concetto di immunità, la preoccupazione eccetera, per il virus, per la pandemia, per le conseguenze, per il nuovo governo. In modo simile, campagna di phishing del Ministero dell'Economia e delle Finanze, anche qui vedete il logo in primo piano, ben in vista, e qui andiamo a sfruttare la serie di provvedimenti legati alla riapertura delle attività produttive, no? Quindi in un momento in cui l'attenzione è focalizzata su quello, si va a sfruttare quell'argomento lì. Anche qui sfruttavo il concetto di autorevolezza, anche per catturare l'attenzione, eccetera. Proseguendo, siamo arrivati poi agli immuni, arriva l'app immuni, l'attenzione per un determinato periodo è tutto concentrato sull'app immuni, arrivano le campagne di phishing sull'app immuni. Questo è un sito di phishing clone del Google Play, clonato molto bene, che fa scaricare un malware al posto dell'app. Quindi anche qui il concetto di autorevolezza, catturare l'attenzione su un elemento che in quel momento è al centro dell'attenzione. Passiamo poi al cashback. Come vedete, come vediamo, insomma, l'argomento più efficace, di più di interesse al momento, viene regolarmente sfruttato per campagne di phishing. Passiamo al cashback di Stato e abbiamo le campagne di phishing a tema cashback di Stato, che qui si sfrutta l'attenzione sull'argomento, si sfrutta l'autorevolezza, si sfrutta l'emotività, perché poi anche quando ci sono dei soldi in ballo si scatenano altre classi di emozioni. Cashback,
SPID, tutti che si dotano di SPID per utilizzare il cashback, e iniziano ad arrivare tutta una serie di campagne anche lì a tema SPID. Per quanto riguarda la credibilità, ci sono l'evoluzione è quella di trovare il sistema più efficace per sembrare credibile agli occhi del pubblico, che incomincia ad abituarsi al concetto di phishing, incomincia a capire che... Pietro, cosa stai vedendo in condivisione? Ma adesso vedo Interpassword, però prima vedevo giusto la pagina. Ok, va bene. Abbiamo due schermi, ma non si sta aggiornando. Va bene, importante sapere. Allora, ecco, qui abbiamo classica campagna di phishing che clona il sito Microsoft, lo scopo per rubare le credenziali, che viene arricchita, adesso se vedete è apparsa un Google Recaptcha sopra. Ecco, quella di utilizzare Google Recaptcha è stata una tecnica piuttosto efficace perché al tempo stesso nasconde la pagina di phishing ai crawler di sicurezza, le varie sandbox, i servizi di sicurezza, i crawler di Google che vanno a classificare i siti e vanno a riconoscere i siti di phishing. Il Recaptcha è fatto apposta per far passare solo gli umani e non far passare i bot, quindi è uno strumento assolutamente efficace anche da quel punto di vista. Nascondere le pagine di phishing ai crawler e anche ai sistemi di sicurezza. Però c'è anche una doppia efficacia, perché dà più credibilità alla pagina di phishing. La persona che clicca sul link nella mail, atterra su una pagina protetta da Google Recaptcha, in qualche modo gli sembra più legittima quella pagina. E quindi anche le pagine di phishing hanno iniziato a usare Google Recaptcha per questo doppio scopo. Poi abbiamo una serie di esempi che sono questi i classici. Qui usciamo dal tema Covid, siamo nelle classiche campagne di phishing che vediamo regolarmente. Allora, la prima in alto è interessante perché alcuni sistemi di email security hanno iniziato ad inserire questi bannerini. Questa mail arriva da un trusted sender, chiedo scusa, per identificare le mail interne, le mail fidate. Ecco, questo è un esempio proprio di una, la chiamerei una pessima pratica di user experience, cioè andare ad inserire un banner, un messaggio che ti dice fidati di questo messaggio perché ho verificato io ed è buono. Immediatamente chi fa phishing inizia a falsificare quel bannerino per far credere al destinatario che quello sia un messaggio legittimo e quindi abbassare la soglia di difesa. Ecco, questi messaggi, queste notifiche andrebbero usate solo per attirare l'attenzione su qualcosa di potenzialmente pericoloso, non per tranquillizzare l'utente. È proprio un uso sbagliato di questo tipo di notifiche da parte dei sistemi di mail security. E vediamo come viene abusato. Poi abbiamo altri esempi, agenzia delle entrate, funziona sempre, campagne di phishing a tema delle entrate, anche qui vedete loghi belli, grandi, sparati, proprio per il concetto di autorevolezza. DocuSign, stesso concetto, vedete che si spaccia con il documento DocuSign, quindi una cosa formale, legittima, almeno l'impressione che si vuole dare. E poi, vabbè, il Ministero del Lavoro, questo è l'esempio del Ministero del Lavoro, ma insomma abbiamo innumerevoli esempi di documenti che si spacciano per vari organismi pubblici, ministeri, eccetera. Passiamo adesso come ultimo step al concetto di phishing mirato, perché qui entriamo in un ambito molto più delicato, nel senso che già il phishing in sé fa parte di quella categoria di attacchi di email che sono più difficili da intercettare. Sono più difficili da intercettare dal punto di vista tecnico per tutta una serie di motivi tecnici, tra i quali c'è che l'analisi semantica del contenuto del messaggio aiuta poco, perché essendo dei messaggi di phishing ricalcano i messaggi legittimi come semantica, quindi l'analisi semantica non rileva anomalie particolari.
Questi sono attacchi invece mirati, che sono più subdoli, più pericolosi, proprio perché la vittima viene scelta e l'attacco non viene lanciato al ventaglio su un parco di vittime molto ampio, ma viene proprio mirato. Di solito inizia con una cosa come quella che vedete in alto a sinistra. Ciao Stefano, sei l'ufficio. Quella è la sonda iniziale che viene, il mittente si spaccia per un C-level, per un CEO, per un responsabile aziendale, scrive a qualcuno, magari in amministrazione, e manda una mail semplice così. Serve solo per vedere se la mail arriva a destinazione, se i sistemi di mail security non la intercettano e se la persona che la riceve non si accorge che si tratta di un tentativo di personificazione. Nel momento in cui la persona riceve la mail, risponde, dice sì, dimmi, l'attaccante sa che può proseguire con il suo attacco di phishing. Questo primo email di approccio è comunissimo e viene anche automatizzato adesso. Quindi c'è una prima fase, in molti di questi attacchi c'è una prima fase in cui viene costruito un indirizzario con i nomi dei C-level che saranno i mittenti di queste mail di phishing, le persone all'interno dell'azienda che devono essere bersagliate da queste finte mail, vengono mandate in modo automatizzato queste prime mail di approccio, solo le vittime che rispondono poi passeranno in carico ad un operatore che porterà avanti l'attacco di phishing. E questi attacchi di phishing sono caratterizzati dal fatto che appunto ci si spaccia per un C-level, di solito lo si fa con delle conoscenze interne all'azienda, quindi magari la mail arriva nel momento in cui il CEO è fuori dall'azienda e quindi la cosa risulta ancora più credibile, o è con un partner e sta facendo un accordo magari con un partner e quindi la mail di phishing fa riferimento a questa condizione. Quindi queste mail qui sono particolarmente subdole perché appunto la semantica è più simile possibile a quella delle mail legittime, perché c'è il concetto di autorevolezza, cioè la mail si spaccia per il tuo C-level e quindi le difese della persona si abbassano, di solito tende a indurre un senso di urgenza. Vediamo passare niente tipo sono con il nostro studio legale, abbiamo una scadenza oggi, dobbiamo subito fare il bonifico, eccetera, eccetera, quindi provvedi immediatamente a bonificare su questo email, eccetera. Quindi questi attacchi qui sono attacchi che sono particolarmente pericolosi perché puntano specificamente ad una persona e ad un'organizzazione. In generale, se andiamo ad analizzare l'andamento dello spam nel corso del 2020, vediamo questo grafico che ci dice poco e ci dice tanto. Questi andamenti oscillanti possono essere ricondotti, se vogliamo, andare a studiare perché oscillano in questo modo, eccetera, ma le variabili sono tantissime e alla fine ci interessa poco di perché oscillano così tanto. Quello che è interessante vedere è quanto piccola sia la porzione di mail legittime, perché la stragrande quantità di traffico di posta che raggiunge i nostri sistemi è traffico non legittimo, è solo una percentuale minoritaria è quella di traffico legittimo. Quindi su questa sorta di mare in tempesta con tutte le sue onde galleggia il traffico di posta legittimo. Questo ci fa capire proprio qual è la mole di traffico illegittimo e come nella linea di confine tra legittimo e illegittimo ci sia qualcosa che sono le cose che sono più difficili da bloccare, che rischiano di passare anche dal sistema di sicurezza, rischiano di arrivare all'utente finale, e per quello appunto questa consapevolezza sul phishing diventa importante. Scendendo un pochino più, ma poco nel tecnico, perché non vogliamo parlare di cose tecniche, ma restare sul tema del web. Gli attacchi principalmente hanno due canali, sono l'allegato alla mail che porta dentro Trojan o ransomware, quello che è, e il link che punta invece a un sito, che sarà un sito di phishing o sarà un sito da cui poi si scarica Trojan e ransomware. Questi sono i due canali. Dal nostro punto di vista, che scopriamo in mail security, diciamo, la parte degli allegati è la parte più facile, nel senso che c'è un file da analizzare, per quanto ci siano varianti malware polimorfico che cambia continuamente, che va dalla generazione di sistemi basati su partner, sì,
eccetera, eccetera. Se uno sa fare bene il lavoro di analisi degli allegati, l'allegato non comporta grossissimi problemi, si viene intercettato in modo facile. Il link è più difficile perché la mail è più snella, è piccola. Di solito queste mail arrivano da indirizzi mail legittimi, da indirizzi mail compromessi, quindi arrivano da caselle di G Suite, di Office 365, account che sono stati compromessi, account legittimi, che fino al giorno prima erano usati per scopi legittimi. Quindi la mail dal punto di vista tecnico non ha grossi elementi per essere classificata come pericolosa. Se la mail contiene un link e poco più, c'è anche poca materia per l'analisi semantica, per l'analisi del contenuto della mail. Ecco, queste sono le mail in cui qualche mail rischia di passare i controlli di sicurezza anche se non è legittimo. Esiste un'estrema rete di protezione a valle, che è l'analisi al momento del click sul link della mail. Quindi il sistema di mail security, nel momento in cui fa passare questa mail, riscrive il link, in modo che quando l'utente ci clicca, atterri prima su una sandbox in cloud che analizza in quel momento il comportamento della pagina web prima di decidere se mandarci l'utente o se fosse fermato. Ecco, questo è l'andamento nel corso dell'anno scorso, nel 2020, di quanti sono questi click fatti sulle mail che sono stati intercettati da questa estrema rete di protezione del sandbox. Se guardate la scala a sinistra, la percentuale è molto piccola perché non arriviamo all'1%, siamo sempre sotto l'1%. Parliamo comunque di milioni e milioni di click, perché rapportati al numero di link che passano ogni giorno via mail, il numero di click che vengono fatti su questi link, questi sono milioni e milioni di click, ciascuno dei quali avrebbe potuto essere una compromissione, un'azienda infestata di ransomware, un attacco di phishing. Ecco, questa cosa qui ci dice quanto sia importante questa estrema rete di protezione dell'analisi dei click al momento del link, perché è proprio quello il canale più efficace dal punto di vista del phishing. Quest'ultimo grafico è la distribuzione geografica dei siti che ospitano pagine di phishing relativa alle campagne di phishing inviate a utenti italiani. Non ci dice moltissimo perché la stragrande maggioranza di queste pagine di phishing sono ospitate su siti compromessi, quindi siti magari con CMS come WordPress, Joomla, eccetera, che sono stati compromessi. L'attaccante ci ha depositato all'interno delle pagine di phishing e ha inviato delle campagne email che puntano a questi siti. Quindi alla fine la distribuzione geografica di questi siti è più o meno la distribuzione geografica di siti vengono compromessi. Consigli pratici per chi riceve le mail. Allora, innanzitutto non fidarsi del mittente. Il problema della posta elettronica è che quello che viene indicato dal cliente di posta nel campo from è estremamente, in modo estremamente facile è falsificabile. Quindi mai fidarsi di quello che si legge nel campo from. Quello che c'è scritto nel campo from è un campo informativo, può essere falsificato, sappiamo che può essere falsificato, non prendiamo per vero. Essere molto scettici nei confronti dei messaggi che più catturano l'attenzione, perché lo scopo delle campagne di phishing è proprio quello di catturare l'attenzione fin dal subject, perché la campagna di phishing, proprio perché conta su una reazione emotiva, funziona se viene colta e mangiata. Se la mail viene lasciata lì e l'utente aspetta ad aprirla, ci torna dopo, ha mente fresca, è molto più difficile che ci caschi. Quindi lo scopo di questi messaggi è catturare l'attenzione. Prima cosa è catturare l'attenzione e instillare un senso di urgenza. Quindi ti catturo l'attenzione, ti induco ad aprire la mail, nel contenuto della mail cerco di indurti in modo urgente a compiere l'azione di aprire l'allegato o cliccare sul link. Le mail con queste caratteristiche devono sollevare dei campanelli d'allarme. Dobbiamo essere scettici, fare una pausa, se la mail scatena la nostra emotività, fermarsi un attimo e essere un po' prudenti da questo punto di vista. Mai comunicare dati riservati come le credenziali di accesso, senza fare una verifica accurata. Quindi se la mail mi chiede le credenziali, se apro l'allegato e mi chiede le credenziali, o se clicco sul link e mi chiede le credenziali, fermarsi anche lì. Perché bisogna fare una verifica estremamente accurata, essere sicuro al 100% che quel sito in cui siamo è legittimo e è giusto dare le credenziali.
Non aprire legati i collegamenti sulle mail sospette, in particolare se non abbiamo un sistema di protezione posta elettronica efficace, e teniamo presente che anche i PDF e anche i documenti Office possono essere pericolosi. Sono dei formati che ormai possono fare tutto quello che può fare un eseguibile, né più né meno. Quindi aprire uno di questi file può corrispondere ad aprire un eseguibile e eseguire codice sul proprio computer. Non attivare il macro. Quando apro un documento Office e il documento stesso mi dice per vedere questa cosa, attivare il macro. Speaker, the developer of SpeechHello, and I have a quick question for you. Gli attaccanti hanno bisogno che tu attivi il macro per portare la copia del loro attacco e chiedono sempre. The cold hard truth is that you can create amazing crooked sounding voiceovers and amazing. L'ultimo elemento che non ho aggiunto qui è che bisogna dotarsi di una protezione adeguata sulla posta elettronica. Per quanto seguire questi consigli possa ridurre notevolmente il nostro rischio, c'è tutta una serie di classi di attacco che possono essere prevenute solo con un sistema di protezione adeguato che faccia delle analisi tecniche che la persona non può fare fisicamente. Faccio presente che siamo tutti soggetti a cadere in attacchi di phishing, lo siamo tutti, e anzi, quanto più pensiamo di essere competenti e invulnerabili a questo tipo di attacchi, tanto più stiamo abbassando le nostre difese, al contrario ci rendiamo vulnerabili. Qualche tempo fa, ad uno dei nostri eventi dedicati alla sicurezza informatica, in particolare alla sicurezza della posta elettronica, a cui abbiamo invitato partner che si occupano di questo, prima dell'evento abbiamo organizzato una campagna di phishing, abbiamo mandato una finta mail di LinkedIn per vedere quanti dei partecipanti a questo evento cascavano nel tranello, e abbiamo avuto una visione del 60%, cioè il 60% delle persone che ha ricevuto questa campagna c'è cascato, ha cliccato sul link. E questo ci dice che anche le persone con un alto livello di consapevolezza e di competenza ci possono cadere. Quindi non facciamo l'errore di pensare che a noi non possa capitare, perché quello è proprio quello che ci fa abbassare ulteriormente le difese e ci avvicina ancora di più al cascarci. Allora, io interrompo la condivisione, ho finito la mia presentazione. Quindi direi che possiamo aprire alle domande. Tra l'altro vedo che ce ne sia una. Allora, qui tra le domande e risposte chiedono se è possibile avere la registrazione. Direi che ci sarà sicuramente sì, disponibile la registrazione. Se volete fare domande usate la chat e risponderemo a tutte le domande, sia quelle di ordine tecnico, sia quelle di ordine più umano, sempre. Allora, vediamo un po', sto guardando la chat, vediamo se già c'è qualcosa. Beh, nel frattempo, se volete, faccio un po' di considerazioni io. Prego. Allora, interessantissimo secondo me il fatto che, come dire, negli esempi che avete mostrato si giocava veramente sempre sull'emozione. Adesso io ho fatto l'esempio della paura perché era legato al licenziamento, però... ho visto in tutti i vostri esempi c'erano sempre un'emozione primaria legata, cioè paura, ira, quindi la rabbia, tristezza, quindi c'è un'altra emozione primaria, e gioia. Per esempio, dice uno come sfrutto la gioia per fare questo, è l'esempio del hai vinto $60,000, sono tutto felice, non ci dobbiamo immaginare che anche quello non funzioni nello stesso modo della paura, perché anche quello usa le stesse tecniche. Anche in quel caso io sto generando una reazione immediata, cioè vedo la gioia, ho vinto $60,000, tac. Certo, poi oramai siamo tutti un po', come dire, attrezzati emotivamente su questo, per cui sappiamo che non ricevi via mail la notizia hai vinto $60,000 e non funziona proprio così, quindi su questo siamo
ben collaudati, però è anche vero che spesso quello che succede è che vengono usate delle emozioni primarie come anche la gioia, quindi le notizie positive, e potrebbe essere nel caso che facevamo prima, hai ricevuto un aumento, siamo il tuo ufficio personale, hai un aumento. Adesso non voglio dare troppe informazioni a quelli che creano questi attacchi, ci mancherebbe, però insomma è anche vero che per conoscere e per sapere affrontare queste cose bisogna sapere con che cosa lavoriamo, e le emozioni primarie sono uno di questi aspetti. Allora, qualcuno chiedeva se la scala dei due grafici è la stessa. No, non è la stessa, quelli sono dei trend. Comunque indicativamente nei periodi di picco il 10% del traffico di posta legittimo riguardava argomenti legati al Covid. Quindi quando nel primo dei due grafici c'è il picco di comunicazioni Covid, lì siamo intorno al 10% del totale delle comunicazioni di posta. Allora, qualcuno chiede se organizziamo campagne di phishing. Libretta sta sviluppando un servizio per realizzare campagne di phishing, quindi verrà lanciato probabilmente nel corso di quest'anno. Sarà un servizio attraverso il quale si potrà scegliere dei template di campagne di phishing che noi manterremo aggiornati con quelle che sono le campagne di phishing in circolazione e inviarle ai propri dipendenti monitorando le. Allora, l'altra domanda dice: quando Libretta disarma gli allegati, rimuove i link, perché invece non li sostituisce con i link che puntano alla sandbox? Allora, i link all'interno delle mail vengono sostituiti e puntano alla sandbox. I link all'interno dei PDF vengono solo disarmati. Ci sono motivazioni tecniche per questo, la riscrittura, il disarma dei link all'interno di PDF è estremamente poco invasivo, mentre la riscrittura dei link è molto invasiva e il PDF non è formato proprio standardizzati, per cui diciamo la scelta al momento è quella di disarmare i link e non riscriverli per evitare di creare problemi di compatibilità. Vediamo se ci sono altre domande. Verificare l'indirizzo reale di provenienza. Come fa l'utente a verificare l'indirizzo reale di provenienza? È estremamente, estremamente difficile per un utente normale. Le mail hanno due indirizzi di provenienza, la parte envelope e la parte header. L'analogia è quella della busta, della posta tradizionale. Si scrive un indirizzo all'esterno della busta e quello viene usato dal postino per consegnare all'indirizzo giusto quella lettera. All'interno, quando apro la lettera, all'interno ci può essere scritto un altro destinatario diverso da quello che è scritto sulla busta. Con la posta elettronica è esattamente la stessa, c'è una parte envelope che viene usata per la consegna, che serve dai sistemi di posta elettronica per consegnare la mail nella mailbox giusta, ma quella che il cliente di posta mostra non è quella, è quella che c'è scritto all'interno. L'email è nata in un periodo in cui il concetto era collaborativo, nessuno pensava agli abusi, eccetera. Quindi essenzialmente l'utente normale che non sa, non è smalizzato dal punto di vista tecnico, semplicemente è meglio che non si fida di quello che c'è scritto nel campo trova. Allora, email con link Office 365 Google Drive di client compromessi, quindi passati dal controllo, eccetera, eccetera. Allora, lì la questione può essere diventa molto complessa, perché se il link punta ad un Google Drive legittimo che è stato compromesso, il controllo può non essere fatto dalla website, soprattutto se richiede un'autenticazione. Quindi se c'è uno step di autenticazione intermedio in cui l'utente deve pensare per accedere a questi contenuti, la website ovviamente non può fare il controllo. Allora, per il momento non vedo altre domande. Se qualcuno avesse altre domande si può affrettare a farle.
Altrimenti, per quanto mi riguarda, ringrazio tutti per la partecipazione. Assolutamente, ringraziamo anche Pietro per aver aderito. C'è un'altra domanda che chiede i servizi di accorciamento delle URL come Bitly, eccetera. I servizi di accorciamento delle URL, il nostro gateway va a risolvere la URL originale. Uno dei trucchi più semplici, più comuni è quello di nascondere la URL reale dietro uno shortener o dietro più shortener. Uno shortener che fornisce la URL di un altro shortener e via così. Il gateway risolve tutte queste URL e va a pescare la URL originale alla fine della catena. E qualcuno dice che i PDF firmati, se disarmati, si compromette la firma. Ovviamente sì, qualunque documento firmato, se viene modificato, la firma non è più valida. Questo vale anche per le mail SMIME. Le mail SMIME, se si fanno delle operazioni di modifica con il disarmo o la riscrittura dei link, la firma non sarà più valida, ma questo è normale ed è atteso. L'alternativa sarebbe non toccare i documenti firmati e dopodomani abbiamo tutti gli attacchi di malware con mail firmate e documenti firmati, perché i sistemi di mail security non li toccano. I sistemi di mail security devono poterli toccare, devono poterli modificare, quindi il fatto di invalidare la firma fa parte della sicurezza. Qualcuno chiede se si possono avere le slide, direi che non ci sono problemi, le facciamo avere ora insieme alla registrazione. Sulle nuove minacce con siti certificati SSL attendibili, il certificato SSL attendibile non significa nulla, ormai tutti i siti hanno un certificato SSL vero e il fatto che il sito abbia un certificato SSL vero non significa assolutamente nulla. Il vecchio consiglio di controllare il lucchetto è il consiglio sbagliato. Il fatto che ci sia il lucchetto, ovvero che ci sia un certificato SSL valido, non significa che quello non sia un sito malevolo, non significa nulla. Quindi il fatto che ci sia un certificato SSL attendibile non viene considerato da nessun sistema di security come qualcosa di positivo. È semplicemente normale, dovrebbe essere così tutti i siti. Avete qualche suggerimento relativamente ai PDF firmati? PDF firmati, se non contengono link, non vengono disarmati, passano liberamente. E se c'è necessità di... i nostri sistemi, qualunque file consegnano modificato, mantengono la versione originale a bordo, quindi la versione originale è sempre recuperabile. Quindi un resilient che riceve un PDF firmato con un link riscritto e quindi la firma non è più valida può sempre recuperare la versione originale firmata, questo non è un problema. Comunque si può usare sistemi di condivisione file aziendali e probabilmente bypassato. Non solo, si possono impostare delle whitelist puntuali per cui io posso dire quel determinato mittente, i PDF di quel determinato mittente non vengono toccati. Il whitelisting puntuale è sempre uno strumento disponibile, va usato ovviamente con parsimonia per mantenere la superficie d'attacco piccola. Se iniziamo a dire allargare troppo le maglie, la superficie d'attacco cresce. Va bene, direi che abbiamo terminato la disposizione. Ringraziamo tutti quanti per la partecipazione. Vi manderemo a brevissimo, all'inizio della prossima settimana, il video, la registrazione e le slide. E sicuramente avremo modo in futuro di coinvolgere nuovamente Pietro in altri progetti. Abbiamo un po' di cose che bollono in pentola, quindi sicuramente ci rivedrete su questi schermi insieme. Bene, questo fa molto piacere anche a me, assolutamente. Lascio anche il mio contatto, perché vabbè, mi basta che mi cercate su Google come Pietro Cipresso, trovate indirizzo mail e tutto, comunque pietro.cipresso@gmail.com è quello generale, e poi ho cipresso@thewaynow.it è quello di The Way. Perfetto, allora vi ringraziamo ancora e ci vediamo al prossimo appuntamento. Grazie a voi, a presto. Grazie, è stato un piacere. Grazie a tutti.